Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo workshop live targato Data Masters. Io sono Vincenzo Meritati, un AI developer e uno dei founder di Data Masters. La live di oggi l'abbiamo organizzata proprio per offrirvi un'esperienza di apprendimento pratica e diretta. Non ci limiteremo a teoria e slide, ma costruiremo insieme proprio passo dopo passo un algoritmo di machine learning da zero, proprio sfruttando soltanto Python. A prescindere dal vostro livello di partenza, spero che comunque oggi acquisirete nuove competenze e anche insight preziosi che sicuramente potrete applicare poi nei vostri progetti futuri. Come prima cosa, voglio spiegarvi perché abbiamo scelto di fare un deep dive pratico proprio su Python. Questo semplicemente perché è oggi il linguaggio che meglio si adatta proprio a tutte le esigenze sia attuali che future dell'intelligenza artificiale. In particolare la sua semplicità unita alla vasta gamma di risorse disponibili lo rende proprio ideale per chiunque voglia oggi esplorare tutte le possibilità che offre l'intelligenza artificiale. E in questa live vedremo proprio come con Python possiamo trasformare idee anche magari a volte molto complesse in maniera molto facile poi in qualcosa di poi realmente operativo. Quindi partiamo subito proprio dalle fondamenta. E... Iniziamo proprio dicendo che Python è oggi così usato e diffuso proprio per la sua straordinaria semplicità. Questo linguaggio è stato concepito proprio con un obiettivo chiaro, rendere la programmazione accessibile e meno intimidatoria, se vogliamo, proprio per tutti, dai principianti agli esperti. La sua sintassi, che è altamente leggibile, infatti poi è molto vicina oltretutto proprio al linguaggio umano, al linguaggio naturale, e così elimina tutte quelle complessità inutili consentendo poi a chiunque di concentrarsi sulle idee piuttosto che sul codice stesso. Ed ecco perché se siete nuovi nel mondo della programmazione sicuramente Python rappresenta la scelta ideale per iniziare proprio il vostro percorso in questo mondo. E come potete vedere dal frame iniziale di un famoso video che illustra la redazione dei vari linguaggi di programmazione negli ultimi 25 anni, penso molti di voi lo conoscono, se guardiamo indietro nel 2000, in questo slide appunto accanto a me, possiamo vedere che Python a quel tempo appunto non era tra i linguaggi più utilizzati. Anzi, um, essendo già online, essendo già disponibile da oltre 9 anni, appunto, era sicuramente meno utilizzato di altri programmi, come, per esempio, il famoso C, C, Java, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni, invece, abbiamo visto che Python è riuscito proprio a svettare, risultando ormai il linguaggio di programmazione proprio più usato, proprio a livello globale. E quindi andiamo a vedere proprio il perché di questo, da cosa dipende, quali sono le motivazioni principali che hanno permesso a Python di diventare così globalmente adottato. Sicuramente tra le principali caratteristiche abbiamo la leggibilità del codice, che è infatti proprio una delle caratteristiche distintive di Python. Questo perché proprio grazie alla sua sintassi intuitiva spesso è possibile leggere e interpretare il codice Python quasi come se fosse una frase in inglese e questo non solo rende più semplice scrivere codice ma in realtà facilita proprio la collaborazione tra sviluppatori, tra developer, permettendo così poi in realtà a chiunque di capire cosa fa un codice sorgente senza poi doversi concentrare nel decifrare complesse costruzioni sintattiche. Un altro dei maggiori punti di forza di Python poi è la sua comunità globale, una community veramente vasta, estremamente attiva oltretutto. Una community numerosa significa un ecosistema ricco di supporto, di documentazione, come anche di tutorial e naturalmente forum dove confrontarsi. E dove è possibile trovare risposte a praticamente qualsiasi domanda. Questo ambiente così collaborativo ha portato allo sviluppo di un'infinità di librerie e framework, estendendo le capacità di Python ben oltre quelle immaginate dai suoi creatori originali. Poi sicuramente è da citare la versatilità, che è uno dei diciamo, superpoteri di Python. Infatti, che si tratti di prototipare rapidamente una startup tecnologica, o analizzare gigabyte di dati, come anche insegnare concetti di programmazione o costruire non so, sistemi complessi di intelligenza artificiale. Sicuramente Python si adatta a ogni esigenza. È proprio la sua capacità di operare su diversi fronti senza perdere in efficacia che lo rende un linguaggio veramente unico nel suo genere. Ma se c'è un aspetto di Python che lo distingue nettamente dagli altri linguaggi di programmazione, questo è senza dubbio la vastità e la qualità del suo ecosistema di libreria. Immaginate di avere a disposizione una vastissima biblioteca dove ogni singolo libro vi può aprire le porte a nuove conoscenze, strumenti e possibilità. Python vi offre proprio questa: una collezione inestimabile, se vogliamo, di librerie per ogni settore professionale, da quelli più tecnici a quelli anche più creativi. Python ha librerie per qualsiasi campo di applicazione immaginabile. Possiamo pensare a librerie dedicate all'analisi dati, al machine learning fino allo sviluppo web. E tutte queste librerie non sono altro che una vasta selezione di strumenti pronti all'uso che permettono di accelerare lo sviluppo e la realizzazione di progetti, naturalmente riducendo il tempo che intercorre tra l'idea iniziale e la sua implementazione. Nel campo della data science, per fare un esempio più vicino al mio mondo, librerie come Pandas e NumPy trasformano l'analisi dei dati in un'esperienza veramente fluida e potente, permettendoci così di manipolare grandi dataset con pochissime righe di codice. Per il machine learning, librerie come Scikit-learn, per esempio, che, che offrono accesso semplice a algoritmi magari anche sofisticati, come anche librerie come TensorFlow e PyTorch, che ci aprono le porte al deep learning, consentendoci di costruire e addestrare reti neurali anche molto complesse, con una flessibilità senza precedenti. E poi, quando si tratta di presentare i nostri risultati, ci vengono incontro altre librerie, come per esempio Matplotlib e Seaborn, che ci permettono di trasformare i nostri risultati in visualizzazioni chiare e accattivanti, veramente con poche righe di codice, con pochissimo impegno. Ma l'ecosistema Python si estende ben oltre questi esempi. Infatti, che siate interessati, non so, alla finanza, alla bioinformatica, alla robotica, al videogame, giusto così per citare qualche esempio, troverete una marea di librerie dedicate che vi aiutano aiuteranno proprio a portare i vostri progetti al diciamo, livello successivo. Poi l'ecosistema di librerie di Python è naturalmente in continua espansione grazie al contributo di una community appunto globale di sviluppatori e professionisti. E questa ricchezza di risorse non solo rende Python incredibilmente versatile, ma assicura anche che qualunque sia il vostro campo di interesse, il problema che state cercando di risolvere, sicuramente c'è già uno strumento Python pronto per aiutarvi nel vostro lavoro, nel vostro task. Dopo aver esplorato molto velocemente le potenti caratteristiche di Python e il suo ecosistema di librerie, in particolare applicato oltretutto a Data Science e Machine Learning, che sono i temi a noi molto cari, è tempo poi adesso diciamo, di spostarci e tuffarci magari nel cuore pulsante dell'analisi dei dati. In un mondo appunto guidato dai dati, saperli gestire efficacemente è diventata una competenza chiave ormai e Python ci viene in aiuto con strumenti che ci semplificano tutti questi processi, rendendoli proprio accessibili veramente a chiunque. Vediamo come ci permette di fare tutto questo. L'importazione dei dati, partiamo appunto dal primo step, il primo passo di qualsiasi analisi, riusciamo a effettuarla in maniera veramente molto agevole con librerie come per esempio Pandas, perché sono nate appunto per accompagnarci e permetterci di automatizzare una marea di operazioni che magari fino a, prima dell'esistenza di queste librerie in altri linguaggi voleva dire scrivere una marea di codice, testarlo, validarlo, eccetera, eccetera. E quindi Python con queste librerie ci semplifica davvero tantissimo, molto spesso, il nostro lavoro. Immaginate per esempio di avere un dataset in, nel classico formato CSV. Con una singola riga di codice, il classico pandas.readcsv, possiamo direttamente prendere questo file e trasformarlo in un formato dati a noi comodo, il classico data frame, una struttura dati tabulare che è molto potente e anche molto flessibile ed è già pronta per essere esplorata. E questa facilità di importazione naturalmente non si limita solo ai file CSV, possiamo utilizzare praticamente tutti i formati standard come JSON, Excel, Parquet, eccetera, eccetera. Poi una volta importati i dati spesso ci si trova di fronte a incongruenze, valori mancanti o errati che possono sicuramente distorcere le nostre analisi. La pulizia dei dati è quindi in questo caso poi essenziale e anche da questo punto di vista Pandas offre una suite completa di strumenti per affrontare queste sfide potrete così facilmente rimuovere le righe con valori mancanti, sostituire valori errati, filtrare i dati magari in base a particolari criteri e naturalmente si può fare tantissimo altro. E questa è la fase che poi molto spesso richiede nell'intero processo più tempo, più attenzione, perché poi determina la qualità dei dati che andremo a usare subito dopo e quindi determina automaticamente anche la validità e la qualità delle nostre analisi. Questo perché un dataset pulito, ben strutturato, naturalmente è alla base... Su, su, su cui poi sopra costruire insight realmente molto accurati. Con i dati poi puliti, sistemati, ben strutturati, possiamo entrare nel cuore dell'analisi e Python con librerie come NumPy, accoppiato magari a Pandas, rende calcoli statistici e operazioni sui dati non solo possibili, ma anche sorprendentemente semplici. Infatti, per esempio, nel momento in cui siamo in ricerca di non so, tendenze nei nostri dati, stiamo cercando di capire una particolare distribuzione di dati che forma o stiamo magari applicando algoritmi di machine learning, machine kit learn, Python sicuramente ci dà tutti gli strumenti per fare, diciamo, domande ai nostri dati e ottenere subito dopo delle risposte chiare che ci possono appunto guidare per fare le nostre decisioni. Una volta estratti l'insight dai nostri dati, poi sicuramente sarà arrivato il tempo poi di condividerli ed entra così in campo l'attività di data visualization che è fondamentale per comunicare efficacemente tutte le nostre scoperte. E Python, naturalmente, che ve lo dico a fare, eccelle anche in questo, grazie a librerie come Matplot, Libsiborn e tante altre che trasformano i dati in grafici e diagrammi intuitivi. Per creare visualizzazioni con Python non è, mh, non è soltanto un'attività, diciamo, un modo per esporre i risultati, realmente poi diventa anche un potente strumento di esplorazione dei dati, che naturalmente grazie alla data visualization può aiutarci a rivelare pattern nascosti, correlazioni che magari... In altri modi non erano facilmente individuabili, facilmente visibili, riscontrabili. Poi, che si tratti di semplici grafici a barre, magari complesse hit, ma per le nostre analisi, così potranno finalmente prendere vita e riusciranno a rendere le informazioni nascoste dai nostri dati comprensibili oltretutto a chiunque. E abbiamo così attraversato insieme molto velocemente il ciclo completo della gestione dei dati con Python, dalla raccolta alla pulizia, all'analisi e alla visualizzazione. E ogni passo di questo percorso è supportato naturalmente da strumenti potenti e flessibili che e Python ci mette a disposizione, rendendo poi così ogni fase non solo facilmente gestibile ma oltretutto anche estremamente efficiente. Ma, come vi accennavo poco fa, Python non è solo un linguaggio versatile per la programmazione o la gestione dei dati, è anche la chiave di accesso al mondo del Machine Learning. Il machine learning Penso lo sapete un po' tutti: sta rivoluzionando il modo in cui ormai siamo abituati, ci stiamo abituando, anzi, a interpretare i dati, a prendere decisioni, e anche il modo per progettare soluzioni avanzate in grado poi di modellare proprio il nostro futuro. Python si distingue dagli altri linguaggi di programmazione nelle applicazioni in machine learning per diverse ragioni, molte le abbiamo anche elencate precedentemente parlando appunto delle qualità e delle caratteristiche di Python. Tra queste, sicuramente la prima di queste ragioni sarà L'accessibilità, quindi la sintassi semplice che Python mette a disposizione, che ha di particolarmente buono il fatto di ridurre la curva di apprendimento, rendendo oltretutto il machine learning accessibile facilmente anche ai non esperti del settore. Inoltre, l'ecosistema Python include librerie, appunto come dicevamo prima, come Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, che coprono realmente l'intero spettro del machine learning, dal supervised learning fino al deep learning. E queste librerie ci offrono implementazioni altamente ottimizzate di algoritmi di machine learning, insieme a strumenti per la preelaborazione dei dati, differenti modi per validare i nostri modelli e tantissimo altro, consentendoci così proprio di concentrarci appunto sugli aspetti innovativi dei nostri progetti e non sulla mera sintassi, diciamo. CKIT Learn è già più volte citata, appunto, la libreria di partenza, oltretutto per molti data scientists, di base ci dà direttamente accesso a. Un'ampia varietà di algoritmi di machine learning, da semplici regressioni lineari a complessi algoritmi di clustering, tutti poi accessibili tramite API ben documentate. E Scikit-Learn di suo, eccelle nella manipolazione di dati tabulari, offre potenti strumenti per la selezione di feature, riduzione di pensionalità e anche per la costruzione di pipeline di elaborazione di dati molto complesse, facilitando sicuramente la sperimentazione e poi anche la valutazione di diversi modelli. Poi per tutti quelli che desiderano addentrarsi di più nel deep learning, i framework come TensorFlow e PyTorch rappresentano i giganti oggi su cui appoggiarsi. Entrambe queste librerie offrono funzionalità avanzate per costruire, addestrare e distribuire reti neurali di grandi dimensioni. Tornando al machine learning, oggi trovo applicazioni, come dicevamo, in praticamente ogni campo, dal settore finanziario ad esempio, dove gli algoritmi di machine learning vengono utilizzati per prevedere le fluttuazioni del mercato in medicina dove magari assistono nella diagnosi precoce di malattie attraverso per esempio l'analisi di immagini mediche, così come anche nel retail dove riescono a migliorare l'esperienza del cliente attraverso la personalizzazione delle raccomandazioni. Python proprio grazie alla sua versat versatilità e al supporto delle sue librerie diventa lo strumento appunto ideale per implementare soluzioni basate sul machine learning che possono così trasformare dati grezzi in intuizioni preziose, in azioni concrete. Quindi concludendo questa veloce sessione introduttiva su Python, possiamo dire che Python non solo rende il machine learning accessibile, ma ci apre proprio le porte a infinite possibilità di innovazione. Man mano proprio che il campo del machine learning evolve, anche le librerie Python si espandono e si adattano a queste evoluzioni, offrendo continuamente nuovi strumenti e nuove funzionalità per affrontare tutte le sfide, anche quelle emergenti. E quindi incoraggio sicuramente ciascuno di voi a sperimentare con Python e con il machine learning, sfruttando le risorse e le, le community disponibili per esplorare questa frontiera così affascinante. E dopo aver introdotto sicuramente molto velocemente il potenziale illimitato delle librerie Python applicate al machine learning, magari è giunto il momento di applicare concretamente queste conoscenze e di sporcarci un po' le mani. Nella fase successiva di questa live cercherò di guidarvi attraverso un'esercitazione che spero sarà anche per voi, diciamo, entusiasmante. Andremo a implementare da zero. Uno degli algoritmi di machine learning forse più intuitivi e potenti, il KNN, il K-Nearest e Lo applicheremo a un dataset che censisce tutti i Pokémon del mondo. Il nostro obiettivo sarà così quello di sviluppare un algoritmo che ci permetta di raggruppare i Pokémon basandoci sulle caratteristiche comuni appunto a questi sottogruppetti che andremo a creare, come per esempio le statistiche di combattimento, i tipi o qualsiasi altro attributo interessante che è presente nel dataset. E questo ci offrirà non solo l'opportunità di vedere il KNN in azione, questo algoritmo di machine learning, ma anche di approfondire proprio la nostra comprensione di come gli algoritmi di machine learning possono essere utilizzati per estrarre insight significativi da dataset magari complessi e anche se vogliamo variopinti. Quindi, passo a proiettarvi un Jupyter Notebook che ho preparato, che mh, comunque potreste anche scaricarlo, ve lo mettiamo a disposizione. Lo troverete nella nostra area dedicata a tutti i sorgenti delle live, ai contributi delle live che abbiamo su GitHub. Per poter accedere, semplicemente basterà entrare nel, nell'ecosistema Data Masters quindi, per dire entrare anche in un corso gratuito, dalla, dalla dashboard potrete inserire il vostro nickname GitHub. E a quel punto sarete automaticamente invitati al nostro repository, dove troverete il notebook che stiamo per vedere oggi e naturalmente anche quelli delle live precedenti che abbiamo tenuto con Data Masters. Tornando a noi, quello che avete qui proiettato alla mia destra, appunto il notebook che andremo a vedere. E in questo notebook cercheremo appunto di creare questo motore di ricerca basato su un dataset che contiene tutti i dati rappresentativi di, um, dei Pokémon. <coughs> Ogni Pokémon ha una serie di caratteristiche che vediamo riportate qui, che sono appunto quelle che caratterizzano il, il singolo Pokémon, oltre magari a queste caratteristiche numeriche, ne ha anche altre, naturalmente. E sfrutteremo questi dati per cercare di creare appunto un modo per riuscire a trovare un Pokémon che meglio rappresenti quello che inseriremo noi come cuori di ricerca, come dati iniziali. Quindi potremmo crearci noi un Pokémon inserendo dei valori di mh, vita, attacco, difesa, attacco speciale, difesa speciale, velocità. E con questo andremo a vedere qual è il Pokémon più vicino al nostro nella rasetta dei Pokémon. In più utilizzeremo... Questo script, questo Jupyter, anche per implementare appunto un algoritmo che ci permette di fare tutto questo in maniera molto semplice, molto intuitiva, che è il KNN andremo ad analizzare in dettaglio a breve. E già che lo sfrutteremo anche per mettere su un piccolo problema di regressione, quindi per prevedere quali sono i, le, il punteggio totale di un Pokémon date le sue caratteristiche. Quindi partiamo subito con il codice. Nella prima cella di questo Jupyter Notebook, come sempre, andiamo a importare le librerie necessarie all'implementazione di tutto quello che faremo. Tutto il Jupyter Notebook è abbondantemente commentato, magari ci sono anche commenti più dettagliati di quello che vi racconterò in questa live, in cui comunque abbiamo un po' i tempi stretti e non possiamo scendere molto in dettaglio. Però spero di riuscire comunque a passarvi un po' diciamo, il grosso di quello che c'è dietro questo Jupyter Notebook, che sicuramente potrete, potrete poi esplorare con tutta la vostra diciamo, calma, eh, potremmo poi parlarne anche insieme su Discord, vi ricordo che Data Masters appunto su Discord ha un, un server che, dove abbiamo la nostra community di <coughs> esperti e appassionati di machine learning e possiamo confrontarci anche lì sopra per parlare di questo Jupyter o, o di altri simili, insomma. Quindi, tornando a noi, nella prima cella andiamo a importare le librerie, sono le classiche librerie che molto spesso vengono utilizzate appunto in, nel contesto di data science o machine learning. Andremo a utilizzare Pandas per gestire i nostri dati tabellari, quindi caricare il dataset e fare un po' di manipolazione sul dataset. Matplotlib e Seaborn li utilizzeremo per fare un po' di data visualization. Utilizzeremo scikit Learn per effettuare un po' di preprocessing dei dati e avere anche dei modelli. Già pronti da utilizzare, in questo caso il regressore basato sul KNN senza doverli scrivere noi da zero, e la libreria Matte per effettuare dei calcoli matematici, e dai Python display utilizzeremo il modulo Image per semplicemente recuperare delle immagini da file, che saranno le immagini dei Pokémon originali, per poterle visualizzare a video. Quindi, eseguendo la prima cella non faremo altro che appunto importare queste librerie. E come di consueto succede, nella seconda cella andiamo a recuperare i dati su cui andremo a lavorare abbiamo appunto un dataset in formato CSV, comma separated values, quindi un elenco tab tabulare di una serie di informazioni. Grazie a Pandas, appunto, con un semplice comando come questo possiamo in un attimo, realmente, caricare un file contenente anche tantissimi dati e averlo già strutturato in memoria, pronto per, es per essere, diciamo, processato, per poterci fare soprattutto le elaborazioni che vogliamo. Con, um con Pandas stesso in questo modo ci ritorna un formato dati che è chiamato DataFrame che sarebbe appunto un formato dati tabulare DataFrame è un formato dati che all'interno permette di avere a disposizione una marea di metodi e attributi che possono facilitare il nostro lavoro per esempio subito dopo aver caricato i file con l'istruzione ID andiamo a visualizzare le prime 5 righe del nostro dataset in questo modo anche in maniera abbastanza graficamente carina ci viene rappresentato il contenuto del nostro dataset dove avremo appunto una serie di Pokémon per ognuno di questi avremo il codice Dex nella codifica appunto degli 800 Pokémon standard codificati dagli autori del videogame. Dopodiché il nome di ogni Pokémon, gli eventuali due tipi. Normalmente tutti i Pokémon sono di una tipologia, alcuni sono di due tipologie insieme e quindi mixano, diciamo, le qualità le... e anche i limiti delle due razze, non soltanto di una. E poi per ogni Pokémon abbiamo una serie di attributi numerici che indicano le caratteristiche, numeriche, che sono i punti attacco, difesa, vita, eccetera, eccetera. In più abbiamo la generazione del Pokémon e se è un Pokémon di tipo leggendario o no. Questo qui è il nostro dataset. Normalmente appena si apre un dataset, appunto si, va a si inizia a esplorare un po' con che dati abbiamo a che fare, e in questo caso la prima operazione che abbiamo fatto effettivamente è quella di visualizzarli, per iniziare a prenderci una mano e vedere un po' cosa c'è dentro. Possiamo anche notare subito per esempio che abbiamo una colonna che è di tipo booleano con all'interno valori false o true, una serie di colonne numeriche e un'altra serie di colonne con dei dati testuali. In più, come stiamo vedendo già, in queste prime cinque righe è spuntato un valore none, not a number, che vuol dire appunto che in questo caso per questa particolare riga che sarebbe appunto questo esempio, per questo Pokémon, non è disponibile il tipo 2, non è... Un, un campo nullo in quel caso non, non c'è nessun valore all'interno e abbiamo a disposizione soltanto il tipo 1. Normalmente dopo aver iniziato a esplorare il dataset, passiamo subito dopo ad andare con il comando info ad avere ulteriori informazioni sul dataset, in particolare andiamo a esplorare la tipologia dei dati che sono rappresentati all'interno del nostro data frame. E poi abbiamo il conteggio degli eventuali valori null e qui abbiamo conferma di quello che stiamo vedendo prima. Effettivamente la colonna type 2, tipo 2. Presenta 414 valori non nulli, quindi vuol dire che i restanti 386 saranno nulli. E quindi abbiamo 386 valori nulli, valori che non, sono, non hanno un valore all'interno, all'interno di questa colonna. Ed è uno dei, dei primi aspetti, appunto, da andare a notare in un dataset per eventualmente andare a considerare cosa fare con i valori su questa colonna, come considerarli o come considerare i valori non nulli per lo scopo che andremo a perseguire nel nostro, nel nostro lavoro, nel nostro progetto a questo punto possiamo iniziare a occuparci soltanto delle colonne con valori numerici eh, questo perché sicuramente in machine learning o in informatica in generale è molto più comodo lavorare su valori numerici naturalmente anche valori testuali o di qualsiasi altra tipologia di formato dati come un dead time può essere ricondotto e tradotto in uno o più valori numerici ma senza andare su diciamo, argomenti un pochino più complessi appunto di quelli che andremo a vedere oggi limitiamoci a lavorare solo sul, sui valori numerici che è sicuramente è molto più semplice e da questo punto di vista, possiamo per dire con una sintassi molto speaking, molto naturale, andare, per esempio, a recuperarci da i nostri Pokémon con il comando describe ottengo una descrizione dei valori di ogni colonna, la descrizione che ottengo non è altro che un nuovo data frame con all'interno la descrizione statistica, appunto de del, mio del mio data frame. Siccome una descrizione per colonna, posso recuperarmi le colonne, delle colonne, mi recupero i valori delle colonne e inseriti in una nuova variabile andandola a stampare, ho recuperato molto velocemente appunto la lista dei nomi delle colonne che hanno dei valori numerici all'interno. E in questo modo, nella scena successiva, posso andare molto velocemente a crearmi un nuovo data frame, che chiamerò come quello di partenza con un underscore numerical, per dire che è appunto il data frame di partenza a cui sto andando a selezionare solo le colonne che hanno dei valori numerici all'interno. Anche per questo nuovo data frame posso andare a esplorare le prime righe. E possiamo appunto avere la conferma, la, la verifica che abbiamo all'interno soltanto valori numerici su cui possiamo andare a operare molto tranquillamente. I valori numerici che stiamo portando sono sicuramente relativi alle caratteristiche dei Pokémon. Poi abbiamo un valore generation che ci dice la generazione. In realtà non è legata alle caratteristiche, è legato appunto al fatto che è di prima, seconda, terza, quarta, quinta generazione. E poi abbiamo... Il numero identificativo che non è altro che l'id numerico che per riconoscere un Pokémon rispetto agli altri nel codice DEX, che è il codice appunto che racchiude tutti quanti i Pokémon. Quindi potremmo tranquillamente decidere di eliminare questa prima colonna con un codice identificativo che non è una caratteristica che caratterizza in qualche modo particolarmente il singolo Pokémon, come per esempio i punti attacco e i punti difesa, e allo stesso modo anche la generazione. Per per questo, possiamo usare il comando ILOC di un data frame, PANDAS, che ci permette appunto di. Andare a selezionare all'interno del frame sfruttando gli, gli indici. Ista appunto per index e lock per location, localization, quindi per andare a localizzare qualcosa tramite un indice. In questo modo, diciamo che a Python, a Pandas, che vogliamo prendere tutte le righe e come colonne partiamo dalla seconda colonna e ci fermiamo alla penultima colonna. E in questo modo andiamo a escludere appunto la prima e l'ultima colonna e otteniamo il nostro sempre DF Pokémon numerica, il nostro data frame, in questo caso modificato, perché appunto ha perso queste colonne che siamo andati a estrarre. A questo punto possiamo passare ad analizzare i dati che abbiamo all'interno del nostro dataset e quindi andare ad analizzarne appunto la distribuzione con il comando describe che abbiamo utilizzato precedentemente per recuperare velocemente i nomi di colonna del dataset. Il comando describe ci permette appunto di avere un'analisi statistica molto veloce del nostro dataset perché non fa altro che fare appunto un conteggio, calcolare la media di versione standard e poi lavorare sui percentili per dirci i valori al corrispettivo percentile di ogni colonna. Molto spesso piuttosto che guardare dati numerici come in questo caso che sicuramente è utile però può essere un po' più scomodo possiamo sfruttare Data Visualization che c'è a disposizione Python appunto con tutto il suo ecosistema di librerie. E in questo caso, per esempio, andare a sfruttare Seaborn per realizzare un box plot, in modo da avere una, um, un grafico appunto della distribuzione statistica dei dati all'interno di ogni colonna, in modo da vedere appunto come sono, come sono organizzati all'interno e se ci sono discrepanze tra loro. Possiamo vedere, per esempio, che la colonna Total, come magari giustamente ci aspettiamo, è su una scala molto più alta delle altre sei colonne, per il fatto che effettivamente non fa altro che riportare all'interno la somma dei valori delle altre sei colonne. Queste altre sei colonne invece hanno dei comportamenti simili però comunque diversi perché hanno valori massimi e minimi che sono differenti fra loro e sottoponendo dati con caratteristiche con, um, come appunto massimi e minimi con dispersione a livello di hot layer quindi anche distribuzione di dati interni differenti fra loro nel momento in cui usiamo appunto dati che hanno una forma se vogliamo e qui la possiamo vedere la forma che hanno i nostri dati quindi come sono distribuiti appunto all'interno della colonna se hanno forme differenti fra loro, un modello di machine learning dovrebbe prendere queste come ulteriore informazione, magari dare più peso ai dati di una colonna rispetto a un'altra, soltanto per come sono disposti, come sono distribuiti all'interno della colonna stessa. Per evitare questa tipologia di anomalie, se vogliamo, e riportare tutto in, diciamo, in maniera più standard possibile, facendo in modo che i valori di ogni colonna influiscano bene o male allo stesso modo tra di loro. Possiamo utilizzare il cosiddetto normalizzatore, quindi andare a processare i dati per normalizzarli, riportarli su una scala comune a tutti quanti. Per far questo esistono delle librerie che ci permettono di farlo molto velocemente, in questo caso andiamo a utilizzare MinMaxScaler di ScikitLearn, che effettivamente semplicemente passandogli i dati di, in questo caso un data frame, ci permette di avere un oggetto che ci potrà normalizzare i nostri dati. Questo scaler non è altro che appunto un normalizzatore, è un qualcosa che va a trovare i valori minimi e massimi di ogni colonna che ripassiamo e sfrutta i dati che li, li passiamo per trasformarli e farceli ritornarceli direttamente appunto normalizzati, quindi Scala da 0 a 1. A questo punto, siccome l'oggetto che ci torna, Git Learn in questo caso, è un ArrayNumPy, lo possiamo riconvertire in DataFrame molto velocemente. Passando i dati ottenuti e aggiungendo i nomi di colonna appunto del nostro dataset, ecco l'ID andiamo a vedere il nostro nuovo dataset normalizzato che faccia A E possiamo riscontrare appunto che effettivamente è composto da una serie di valori numerici, però tutti quanti in scala tra 0 e 1. E quindi adesso in teoria i dati possono essere più paragonabili fra loro, raffrontati meglio, e magari l'algoritmo stesso è in grado di evidenziare meglio al loro interno le caratteristiche che andrà a estrarre. Anche in questo caso possiamo crearci un grafico molto velocemente per riscontrare anche graficamente come adesso, specialmente gli sei, le ultime serie di dati, che sono le ultime sei colonne appunto che ci interessano, hanno una distribuzione molto più omogenea rispetto a quella che era prima, che appunto era un po' come dire, ehm... modificata. Da... Tutta questa distribuzione differente di valori, specialmente riguardanti gli otto layer, quindi poi anche i valori massimi e minimi che abbiamo all'interno delle singole colonne. Adesso il grafico effettivamente è tutto in scala 0 01, quindi anche il modello sarà in grado di recepire meglio i dati che li andremo a passare. La cosa interessante, la cosa diciamo, potente e anche divertente nel machine learning è il fatto che. Basa tutti i suoi ragionamenti sui dati che gli passiamo. Sono una serie di algoritmi che in pratica cercano, anzi non cercano, sfruttano i dati che gli passiamo in input per cercare di modellare la realtà che è rappresentata in questi dati. E quindi tutto quello che facciamo dipende sicuramente dai dati di addestramento. Anche in questo caso, per esempio, l'operazione di normalizzazione ci aiuta ad avere dei dati più consoni, più omogenei, che sono sicuramente migliori e permetteranno all'algoritmo di funzionare meglio. Una volta sistemati i nostri dati, un'altra prassi normale in machine learning è creare. Un dataset di addestramento per il nostro modello e in questo caso i nostri dati appunto dovremo organizzarli in gli input che daremo al modello e gli output che vogliamo che il modello ci dia appunto in output per vedere se poi il modello riuscirà a creare su gli input di partenza nuovi input dei, degli output che sono consoni a quello che ci aspettiamo. In questo caso daremo in input appunto le caratteristiche di ogni Pokémon per fare in modo che il modello possa Tramite appunto un problema di regressione, possa regredire queste variabili per farle tornare sulla variabile che vogliamo, appunto, trovare, che è l'output del nostro modello, che sarà appunto il conteggio totale delle caratteristiche di ogni Pokémon. Per capire poi come performa il nostro modello è anche un'altra operazione, diciamo, usuale: il fatto di dividere il dataset in un dataset di addestramento e un dataset di test o validazione. Normalmente per far questo, appunto, noi lo facciamo per, per poter. Riuscire a um, stimare al meglio come si comporterà il nostro modello in futuro, quando gli verranno sottoposti dei nuovi dati che non ha visto durante l'addestramento. E anche serve poi, appunto, per poter capire quanto il modello sta riuscendo a generalizzare, a trovare il modello sottostante che lega gli input agli output. In questo caso, non saremo noi a scrivere le regole che sono diciamo, sottese da questa relazione. Nessuno dirà al modello che dovrà sommare queste colonne per ottenere questo numero finale. Lui effettuerà una serie di ragionamenti, che vedremo insieme quali sono, sul dataset di... che abbiamo a disposizione, quindi sul dataset di Pokémon, per riuscire a modellare al meglio questa regola che permetterà, a dati questi valori di input, di avere il corretto valore di output che ci andiamo ad aspettare. Quindi dicevo, andiamo a suddividere il dataset e in questo modo, dividendolo appunto in dataset di addestramento e dataset di test, sfrutteremo i dati di addestramento pari, in questo caso al 95% dei dati a disposizione, per addestrare il nostro modello, quindi per modificare il suo comportamento, per la sua modellazione della realtà. E sfrutteremo il 5% del dataset restante per andare a vedere su questi dati mai visti dal modello come si va a comportare il modello. Quindi se la Y che ci darà, l'output che ci darà, quindi il totale stimato dal modello, quanto sarà vicino realmente alla somma dei valori di input che gli stiamo dando. Da questo punto di vista, Trainset Split è un'ulteriore utility di scikit-learn che ci viene incontro e ci permette di suddividere il dataset in maniera molto veloce, oltretutto anche con operazioni molto comode come per esempio il fatto di mischiare gli elementi all'interno del dataset per evitare che qualche forma di ordine all'interno del dataset possa influire durante l'addestramento stesso del modello. Seguite anche questa cella, abbiamo il dataset pronto per andare a utilizzare il nostro algoritmo. Il nostro algoritmo KNN-KKNIR-SNIGBURS non è altro che un algoritmo abbastanza semplice di apprendimento automatico, di apprendimento supervisionato, che normalmente è utilizzato in problemi di classificazione, ma può essere usato anche per problemi di regressione. Ed è appunto un algoritmo molto semplice, non fa altro che cercare di capire, stimare quale possa essere l'etichetta migliore da associare a dei dati di input, semplicemente guardando degli altri esempi di sua conoscenza, i famosi dati di addestramento, e cercando in questi quelli più vicini ai dati che sottoponiamo all'algoritmo stesso. In questo modo non fa altro che tutto diciamo, l'algoritmo si riduce soltanto a un problema di misurare le distanze che abbiamo tra un esempio che sottoponiamo al modello, la x che sottoponiamo al nostro modello, e per avere poi in output in y la, normalmente la classe di appartenenza. In questo primo esempio andremo a sfruttare un modello KNN già definito, già disponibile, senza dover scrivere codice noi per implementarlo, in Scikit-learn, ed è oltretutto un modello di regressione. Cosa vuol dire? Che andrà a stimare un valore reale, e quindi in questo caso andrà a vedere i tre Pokémon più vicini al Pokémon che io andrò a inserire, per semplicemente fare una media del loro punteggio totale e proporlo come punteggio totale del mio nuovo Pokémon che vi darò in input. E semplicemente in questo modo ho creato un modello di KNN pronto a essere addestrato su una serie di dati come quelli che stiamo utilizzando oggi, questi dei Pokémon. Con questa caratteristica, che va a vedere ogni volta i tre vicini dell'esempio che diamo in X per stimare la Y. Quindi, semplicemente con l'esecuzione di questa cella abbiamo il nostro modello in mano e possiamo addestrarlo direttamente sui dati di addestramento. Quindi, diciamo al nostro modello, questi sono gli input, per ognuno di questi input mi aspetto uno di questi output, fai in modo di trovare qual è il modo migliore per organizzare i parametri al tuo interno in modo poi da poterti sfruttare in questo caso per un problema di regressione, quindi quando ti sottoporrò una nuova X mi dirai qual è la Y corrispondente, quindi ti darò una serie di attributi di Pokémon e tu mi dirai qual è il punteggio totale di questo Pokémon. Abbiamo in realtà un dataset che è composto da pochi dati, sono 800 righe in tutto. Come avete visto è stato molto veloce l'addestramento. Magari quando abbiamo dataset molto grandi o utilizziamo algoritmi magari più complessi del KNN, sicuramente serviranno tempi maggiori per l'esecuzione di un addestramento. In questo caso siamo stati abbastanza fortunati e quindi molto velocemente abbiamo già addestrato il modello e l'abbiamo disponibile. A questo punto usiamo il modello per predire cosa ci direbbe sui dati di test nuovi dati di input che non ha mai visto durante l'addestramento e recuperiamo le predizioni del modello per andare poi a vedere appunto come si va a comportare su questi nuovi dati per vedere appunto molto velocemente quali sono le performance del modello possiamo semplicemente creare un grafico in questo caso con matplotlib dove metteremo uno scatterplot quindi un grafico a di dispersione dove avremo sulle x le predizioni sulle y i valori reali e Avendo un grafico che non fa altro che crearci una retta appunto orientata praticamente a 45 gradi, con tutti i punti delle previsioni praticamente appiccicati a questa retta, ci fa capire che effettivamente il modello ha... è riuscito a capire la relazione che c'è tra l'input e l'output. In realtà non è che ha creato una relazione un modello matematico o ha capito che deve fare la somma degli input per avere l'output. Semplicemente va a trovare ogni volta nel dataset di addestramento i tre Pokémon più vicini, che hanno quindi delle caratteristiche. Le varie caratteristiche che abbiamo visto prima le caratteristiche più simili al pokemon di input e di questi tre non fa altro che mediare il totale per darci il totale in output quindi in questo modo abbiamo visto come un algoritmo anche abbastanza semplice elementare tramite librerie e python riusciamo velocemente a implementarlo e sfruttarlo appunto molto velocemente per tutti quanti i nostri scopi a questo punto potremmo proseguire, andare oltre e implementare noi direttamente, senza sfruttare un modello esterno, il KNN, per esempio per trovare il Pokémon più simile a uno che inventiamo noi e non andare a calcolare il punteggio totale come abbiamo fatto adesso. Quindi sfruttiamo il KNN in questo caso per un problema di classificazione, non di regressione. Andiamo a cercare tramite il clustering che viene effettuato, la classificazione che viene effettuata dal KNN, quali sono alla fine i Pokémon più vicini a quello che diamo in input. Quindi è un problema appunto, di ricerca molto semplice. Per far questo, andiamo come prima operazione a eliminare la colonna che riporta il totale del, dei punti delle statistiche di ogni Pokémon. Semplicemente andando a selezionare tutte le righe e dalla seconda colonna in poi. E quindi il nostro DF Pokémon Numerical, in questo caso li stiamo appunto togliendo la prima colonna che era quella relativa al conteggio totale dei, dei punti di ogni Pokémon. Con il classico ID andiamo a vedere il nostro nuovo dataset DF Pokémon Numerical e abbiamo appunto tutte le caratteristiche che caratterizzano ogni Pokémon. E per ogni Pokémon abbiamo l'identificativo che non è altro che un ID numerico, che sarebbe l'identificativo di riga corrispondente anche al dataset originale. Per trovare qual è il Pokémon più vicino, possiamo fare come fa il KNN e quindi calcolare qual è la distanza tra il nostro Pokémon e tutti i Pokémon che sono presenti nel dataset originale. A quel punto ci basterà ordinare il, il nuovo dataset che otteniamo per... La distanza, per poi selezionare quello meno distante per avere appunto quello più vicino a noi. Implementare un metodo che calcola la distanza sarebbe appunto un metodo che calcola la distanza cosiddetta Euclidea, che non è altro che il teorema di Pitagora, dove andiamo semplicemente a calcolare quant'è l'ipotenusa, quant'è lunga l'ipotenusa di un triangolo, dove i due lati, nel caso diciamo appunto del triangolo classico su un piano bidimensionale, sarebbero le due caratteristiche che stiamo considerando. Nel nostro caso non abbiamo soltanto due lati è come se avessimo un triangolo con uh, i nostri sei lati perché abbiamo sei dimensioni diverse in cui è espresso il nostro, il nostro dataset semplicemente non faremo altro che applicare ad esempio il teorema di Pitagora con la l'unica differenza che non faremo x1 x2 al quadrato più y1 più y2 al quadrato tutto fratto radice ma andremo anche su altre variabili che sono quelle appunto corrispondenti a ogni colonna quindi semplicemente ciclando su tutte le, mh, gli elementi che passeremo, passeremo due liste di elementi, praticamente le, gli attributi di mh, un Pokémon del dataset e il nostro Pokémon, per avere in output la distanza tra questi due elementi. Queste due liste di attributi non faremo altro che andare a confrontarle, a ciclarle attributo per attributo e aggiungere a una variabile distanza che all'inizio poniamo uguale a zero ogni volta il quadrato della differenza dei due valori che andiamo a estrarre, appunto, dalle due liste di elementi. Alla fine la distanza totale la sottoporremo a radice quadrata, sfruttando appunto MAT libreria che ci permette di effettuare molto velocemente calcoli numerici matematici, come in questo caso, la radice quadrata. Square root SQRT sta per l'acronimo di Square Root. e Quindi avendo la distanza, possiamo tornare alla distanza. Calcolata la distanza su una riga, la possiamo calcolare su n righe semplicemente ciclando tutto il dataset. Otteniamo così una nuova lista di distanze, una per ogni Pokémon del dataset originale, che può diventare appunto una nuova colonna del nostro dataframe. Ordinando il nostro dataframe in base a questa nuova colonna, possiamo trovare quello più vicino a noi. Per far questo, possiamo creare un altro metodo a cui passiamo i dati del nostro Pokémon, quello che abbiamo inventato, e questo metodo si occuperà di trovare nel dataset il Pokémon più vicino. Quindi, la prima cosa che fa è farsi. Una copia del dataset originale normalizzato, perché stiamo comunque lavorando su dati normalizzati per evitare appunto che possano incidere anche a livello di distanza delle scale diverse nel calcolo, appunto della distanza effettiva che stiamo utilizzando per uh, distanza glidea, Che stiamo utilizzando appunto in questo contesto. Quindi in DF senza alcun nome, abbiamo la copia del data frame originale. In modo tale che qualsiasi operazione facciamo, non tocchiamo il data frame originale, in modo da poterlo usare anche più volte andiamo a creare un nuovo data frame in maniera molto semplice praticamente creando un dizionario che all'interno ha alcune anche non tutte le colonne del data frame che vogliamo creare e per ognuno di queste andiamo ad associargli un particolare valore e poi diamo anche i nomi delle colonne recuperandole dal dataset originale e utilizziamo come indice per questo nuovo data frame la lunghezza del dataframe originale. Siccome il dataframe originale era lungo appunto 800 Pokémon, l'n mi tornerà 800. Tutti i Pokémon nel dataframe sono indicizzati in base 0, quindi avranno indici che vanno da, da 0 a 799. In questo modo mi sto creando un dataframe con all'interno un solo esempio che è il mio Pokémon che passo come input e avrà indice 800. Quindi avrà un indice pari a un elemento dopo l'ultimo elemento del data frame originale in modo che io possa appunto utilizzarlo insieme al dataframe originale. A questo punto il mio Pokémon ha all'interno una serie di dati numerici. Per portarli nella scala del um, dataframe che stiamo utilizzando, quindi per poter normalizzare anche questi dati, devo inserire all'inizio un numero, li metto giusto uno 0 in posizione 0. Questo per fare in modo appunto che possa. Sfruttare il, uh, il normalizzatore, usato in precedenza, che si aspettava una colonna in più, che era quella dovuta al alla somma delle caratteristiche di ogni, po ogni Pokémon. Quindi adesso il mio Pokémon ha anche in cima, all'inizio, come primo valore, la somma delle sue caratteristiche che per comodità ho messo uguale a zero senza neanche calcolarla, tanto non mi serve. Posso utilizzare il mio scaler per normalizzarmi i dati del mio Pokémon. Ottengo una lista di valori normalizzati. A questo punto posso chiamare la funzione che avevo parlato prima, Euclidean Distance, quindi la distanza Euclidea, e applicarla sul mio dataframe. Il mio dataframe è la copia di quello originale, quindi non sto facendo altro che andarmi a calcolare su tutto il dataframe originale la distanza di ogni elemento, ogni riga, ogni Pokémon che ho nel set originale rispetto al mio Pokémon, il mio, mio element della funzione di prima, che è il mio Pokémon appunto con i dati appena normalizzati. In questo modo ottengo. Questo, mh, una colonna di dati con all'interno tutte le distanze che non faccio altro che copiare questi dati ottenuti dall'esecuzione di questa funzione indicata in precedenza in una nuova colonna del nostro data frame a questo punto possiamo ordinare il nostro data frame proprio per questa colonna e in questo modo possiamo ritornare direttamente il valore siccome il default l'ordinamento è ordinamento crescente in posizione 0 del nostro DataFrame avremo sicuramente il Pokémon più vicino al nostro Pokémon. A questo punto, una volta identificato l'ID del nostro Pokémon, possiamo ritornare la riga del DataFrame originale, il dataset originale contenente i dati del Pokémon più vicino a noi, e il nostro Pokémon che abbiamo trasformato in DataFrame, in modo da avere appunto due output con lo stesso formato dal nostro, nostro metodo. Quindi a questo punto possiamo crearci un nostro Pokémon e per farlo possiamo sfruttare il comando input che ci permette di inserire un input dinamico nel momento in cui seguiamo la cella. Questo input, qualunque esso sia, lo convertiamo in valore floating point, quindi in virgola mobile, e diventerà una delle variabili, una delle caratteristiche del nostro Pokémon. Quindi, seguendo la nostra cella, possiamo mettere dei valori, per esempio in questo caso di punti vita pari a 65, poi punti attacco, non so, 85 difesa 25, visto che ho messo l'attacco alta metto la difesa bassa attacco speciale 95 difesa speciale, potremmo mettere non so, un 40 e poi velocità 60 in quest'altra cella semplicemente andiamo a visualizzare tutti i dati che abbiamo inserito, quindi le variabili, gli attributi che abbiamo, con cui abbiamo creato il nostro Pokémon in questo momento. E a questo punto ci basterà chiamare il metodo getNirest che abbiamo definito precedentemente per trovare il Pokémon più vicino a questo Pokémon che abbiamo appena creato. Chiamando questo metodo dobbiamo passare i dati che abbiamo raccolto del nostro Pokémon Custom, quindi le variabili hp, attack, defense, eccetera, eccetera. E questo metodo ci ritornerà appunto il Pokémon più vicino nel dataset originale e il nostro Pokémon in formato frame. Quindi seguendo questa cella. Non ho lanciato la cella precedente, dove c'era la distanza più idea. Infatti. Ok. Il bello della diretta. E dicevo, lanciando questa cella, abbiamo ottenuto il nostro Pokémon più vicino a quello che abbiamo passato noi, che abbiamo creato noi. Quindi, direttamente in una cella possiamo scrivere il nome di un dataframe, come in questo caso, per vedercelo visualizzato. E vediamo che in questo caso, con i valori che ho inserito, il Pokémon più vicino a quello che ho inserito io è Wismur, che ha mm, un codice DEX 293 nell'ordinamento dei Pokémon. E ha tutte queste caratteristiche, questi attributi. È di terza generazione, non è leggendario. A questo punto, posso visualizzarmi in maniera simile. I dati del mio Pokémon, per poterlo fare prima di visualizzarli, non faccio altro che aggiungere alla colonna total per il mio Pokémon la somma dei valori appunto relativi ai parametri e ai suoi attributi, e posso visualizzarmi anche in questo modo da frame e ottenere appunto il mio Pokémon che avrà in questo caso ID 800, con totale 345 e poi i singoli valori attributi che ho inserito in precedenza. A questo punto per finire diciamo in bellezza con qualcosa di grafico almeno, creiamoci un metodo che ci va a visualizzare qual è l'immagine e le caratteristiche del Pokémon più vicino a quello che appunto abbiamo creato noi direttamente. Per far questo creiamo un metodo a cui passiamo il nostro Pokémon e questo metodo si occuperà di creare una stringa S che all'interno avrà una descrizione delle principali caratteristiche, quindi il codice index del Pokémon, il nome, poi la tipologia di Pokémon. Se è un Pokémon leggendario o no, andando a vedere la colonna appunto l'ultima colonna che riporta appunto il fatto se è un Pokémon leggendario o no, e il punteggio totale messo tra parentesi alla fine di questa stringa. Dopodiché, per ogni attributo, tutte queste caratteristiche, HP, attack defense. Che li recuperiamo direttamente andandoci cioè a prendere le colonne di, <coughs> di F Pokémon Numerical, andremo a scrivere il nome della colonna e il suo valore. Infine, sfruttando. Image che ci crea un'immagine presa da un file, abbiamo una serie di file, ovvero delle immagini JPEG, una per ogni Pokémon, con il mondo display possiamo visualizzare direttamente il Pokémon che risulta appunto più vicino a alla... <coughs> quello che abbiamo creato. E quindi, chiamando infine questo metodo appena creato Visualize Pokémon, gli passiamo il Pokémon che è più vicino a noi e ci permette di osservarne appunto anche l'immagine, oltre che leggerne le caratteristiche. Questo è proprio un esempio veramente molto, 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 molto veloce di applicazione in Python, per vedere appunto come oltretutto risulta molto spesso molto semplice, molto immediato, molto intuitivo riuscire appunto a utilizzare anche algoritmi, sicuramente questo era abbastanza semplice, ma anche algoritmi più complessi, grazie appunto sia alla sintassi Python che all'utilizzo di tutte le librerie Python. Come vi dicevo all'inizio, questa esercitazione la trovate direttamente nel nostro GitHub, che comunque è riservato appunto a tutti i nostri studenti. Abbiamo anche una serie di corsi gratuiti con cui potete iniziare a entrare in contatto con noi sulla nostra piattaforma. Entrando nella nostra piattaforma, troverete appunto il modo di, in dashboard di poter inserire il vostro nickname GitHub, e in questo modo avrete accesso automatico a questo repository, dove trovate il codice che state vedendo oggi e naturalmente anche tutti i codici che abbiamo mh, utilizzato nelle precedenti live. Ora, prima di concludere, volevo passare un secondo a parlarvi del fatto che sicuramente, come dicevamo all'inizio di questo live, abbiamo parlato del fatto che sia il machine learning che la programmazione in Python sono diventate proprio competenze fondamentali in questa era di intelligenza artificiale e sono anche le classiche competenze indispensabili proprio perché ambisce a diventare un professionista dei dati, un professionista in questo campo. E quindi proprio per questo motivo siamo veramente entusiasti di presentarvi il nostro nuovo corso, che è il Machine Learning Starter Kit, che è stato progettato proprio per trasformarvi in esperti del machine learning, fornendovi tutte le competenze tecniche e teoriche necessarie in questo ambito. Questo corso, che oggi vi presentiamo appunto in anteprima, copre ogni aspetto fondamentale del machine learning, dalle basi di matematica e statistica che sono essenziali per... Comprendere tutti i meccanismi sottostanti raggruti di machine learning, alla programmazione in Python con tutte le librerie più potenti per la data science. Il nostro obiettivo è proprio quello di fornire un percorso formativo completo, avanzato, ricco di use case reali e anche dataset concreti per testare immediatamente tutte le nuove abilità acquisite. Sono, è composto da lezioni 100% on demand. Il materiale didattico, come di consueto, è interamente scaricabile e sono previsti una serie di project work all'interno del percorso che serviranno sicuramente anche ad arricchire il vostro portfolio di progetti di machine learning. Quindi il Machine Learning Starter Kit l'abbiamo progettato per essere il vostro trampolino di lancio verso una carriera nel machine learning. E poi, altra cosa importante da non dimenticare, il supporto di tutti i nostri docenti data masters e anche esperti è sempre disponibile senza limiti attraverso tutti i canali dedicati all'interno della nostra community, dove sicuramente potrete condividere sia dubbi che idee e ottenere poi anche feedback tempestivi durante tutta la durata del vostro percorso e anche oltre. E abbiamo poi preparato un'offerta esclusiva per tutti voi che avete partecipato a questa live, cioè vi diamo la possibilità di acquistare in pre-order il corso Machine Learning Starter Kit e lo potete fare appunto con uno sconto speciale del 50% e questa è veramente Un'opportunità veramente unica per uh, prenotare il vostro posto e assicurarvi l'accesso immediato, non appena la prima lezione sarà disponibile sulla nostra piattaforma di Learning. Dall'8 marzo il corso sarà direttamente online, appunto per tutti. Questo corso per noi rappresenta veramente la sintesi del nostro impegno per rendere il Machine Learning accessibile veramente a tutti, e lo facciamo appunto sfruttando soprattutto la potenza e la flessibilità di Python. Quindi se avete trovato stimolante anche un minimo l'esercitazione con i Pokémon e desiderate magari esplorare ulteriormente questo campo così affascinante, il Machine Learning Starter Kit è sicuramente il punto di partenza ideale. Quindi vi aspettiamo sicuramente a braccio aperto nella nostra community, pronti a supportarvi nel vostro percorso di apprendimento. Il link per l'iscrizione è proprio qui sotto a questo video. Noi di Data Masters siamo sempre comunque qui per supportarvi ad ogni passo fornendovi le conoscenze, gli strumenti e la motivazione per esplorare e innovare con il Machine Learning. Quindi sicuramente vi aspettiamo tutti nella nostra community, che come vi ricordo, vi ho detto precedentemente, è una community comunque aperta a tutti, non ci sono vincoli o problemi. E passerei a questo punto a vedere se ci sono delle domande da parte vostra. Come in ogni live lasciamo la sessione finale per uh, un momento di questione in ansia, se ci sono appunto dubbi, curiosità o qualsiasi cosa su tutto quello che abbiamo visto insieme. Intanto ne applico per salutare tutti i partecipanti, vedo anche diversi nostri studenti, che piacere vedere sempre attivi durante le live. Allora, la prima domanda che vedo è di Alberto Miglia che ci chiede se ci sarà la registrazione, eh, mi dispiace che lo sto vedendo soltanto adesso, la domanda a Alberto, eh, comunque sì, tutte le live le, comunque le registriamo e poi le lasciamo disponibili sul nostro canale YouTube, quindi tranquillamente. Grazie Elvis per i complimenti. Sono d'accordo con Mauro che dice Python super hero, è verissimo. Cioè, Matteo che chiede quali conoscenze di matematica e statistica sono fondamentali per il machine learning. Nel machine learning, sicuramente, la statistica diventa molto spesso fondamentale anche per misurare poi i risultati, oltre che per analizzare i dati che andiamo a utilizzare appunto nei nostri dataset e poterli esplorare e modificare al meglio. Oltre che conoscenze, appunto, di proprietà di statistica, per algoritmi un po' più complessi, specialmente sul deep learning, sicuramente dei, almeno una buona infarinatura di algebra lineare sarebbe diciamo, necessaria per poter comprendere al meglio come funzionano poi algoritmi più complessi che fanno uso di spazi dimensionali anche molto complessi. Poi c'è una domanda su quanto dura la live, vabbè, ma siamo ormai alla fine. Allora, Daniela no, ci dice. Che non è chiaro dove poter scaricare il file. Allora, mh, ti basterà entrare eh, dal sito web, per esempio, potresti entrare in un qualsiasi corso gratuito. Entrando sulla dashboard di Data Masters, sulle piattaforme corsi di Data Masters, potrai inserire il tuo nickname GitHub e a quel punto verrai automaticamente invitata al nostro repository, che è comunque un repository privato, appunto riservato ai nostri studenti. Però, naturalmente, specialmente queste live divulgative, sono veramente accessibili a chiunque ha almeno un corso, diciamo, pure di quelli tranquillamente gratuiti, non per forza a pagamento. Allora, il link di tab, come stavo dicendo, Mauro, purtroppo è privato, quindi l'unico modo di essere invitati per poter poi accedere direttamente, per questo non l'abbiamo messo direttamente eh, disponibile. Alessandro mi chiede perché c'è un D duplicato nel dataset, sto scorrendo nel dataset, andare a vedere perché dicevi che era DD3. È vero, sì, 1-2-3-3-4. Non me ne ero accorto di questa cosa. È strano perché quello sarebbe l'indice nel Pokédex, proprio l'indice del Pokédex. Quindi immagino che sia difficile: questi due Pokémon, che comunque hanno caratteristiche diverse, abbiano lo stesso indice nel Pokédex. Potrebbe essere questa l'unica spiegazione, se no c'è appunto un errore nel dataset. In qualunque caso è una colonna che non abbiamo utilizzato, quindi alla fine può anche avere duplicati all'interno. È strano effettivamente, come cosa. Ottima osservazione. <ride> però comunque non ha inficiato il nostro lavoro perché comunque ah ok, c'è Alessandro che risponde che è lo stesso Pokémon in versione Mega evoluzione temporanea quindi non fa numero a sé perfetto, abbiamo la risposta <ride> mm, per Daniele che dice che si è appena registrato il dashboard non disponibile potrebbe essere perché aggiorniamo tutti i server a mezzanotte. Mi sembra strana come cosa, però eventualmente domani sicuramente sarà accessibile. No. <coughs> Mentre Carlo ci sta chiedendo che in sito l'username di GitHub e tab, la tosita barra rappresentano il dashboard, per vedere il notebook dovrebbe arrivarti una mail di invito direttamente per entrare nel repository privato. Quindi il tempo di arrivo delle mail dovresti riceverle. Grazie Sabrino per i complimenti. Marcello chiede se Jupiter si può usare gratuitamente. Sì, è un progetto open source, possiamo scaricarlo e usarlo senza nessun limite tranquillamente, senza nessuna licenza, eccetera, eccetera. Sono contento che ti sia piaciuto Leonardo. ancora. C'è Mario che ci chiede il CSV e le immagini dove sono state scaricate. È un dataset pubblico questo dei Pokémon, se non sbaglio, anche disponibile su Kaggle: nel senso appunto il dataset pubblico dei Pokémon con le varie descrizioni e le caratteristiche che vengono dal Pokédex originale. Mentre Marcello ci fa una domanda un po' più generale, molto interessante, dice nel campo medico per esempio per una patologia cosa potrebbe fare l'intelligenza artificiale? Realmente tantissimo, nel senso che oggi è largamente utilizzata l'intelligenza artificiale, in particolare il deep learning in ambito medico e in ambito medicale, per il fatto di, della grande capacità che ha di riuscire a trovare caratteristiche particolari, per esempio nell'analisi per immagini, così come anche nell'analisi di laboratorio. Nel senso, correlazioni tra i dati che normalmente i medici dovevano riuscire a fare in maniera completamente automatica, riescono questi sistemi a portarli avanti in maniera autonoma, quindi senza l'intervento umano. E molto spesso la loro capacità di riuscire, per esempio, a identificare anche non so, un qualcosa di microscopico in un'immagine, supera molto di spesso, molto spesso anche proprio il livello umano di qualità e di attenzione di. Posso dire di efficienza nello svolgere questi task. Oltretutto vengono usati sempre in campo medicale tec tecniche di intelligenza artificiale molto spesso anche per effettuare terapie personalizzate, quindi da una terapia standard adattarla al singolo paziente sulla base dell'esperienza di tanti pazienti precedenti, che sarebbero gli esempi in cui si addestrano questi modelli, così come anche per fare previsioni sugli stati di salute successivi in base a una serie di, per esempio, parametri che possono essere terapie che vengono somministrate ai pazienti stessi. Daniela che ci scrive, sono una nuova appassionata, sei la benvenuta Daniela, anche noi siamo estremamente appassionati di tutte queste materie. Mentre Luca ci chiede, sono un programmatore di automazione in VBA e vorrei imparare Python, potrebbe essere complesso e diverso come logica, allora sicuramente un pelino diverso sarà. VBA molto spesso è anche un linguaggio scripting, quindi dal punto di vista di piccoli script ti troverai un po' diciamo a tuo agio, poi la sintassi sarà sicuramente diversa, molte logiche saranno differenti, ma ti assicuro che la curva di comprensione e di apprendimento di, di Python è veramente molto veloce e esponenziale, nel senso a, a meno di un piccolo impatto iniziale per chi viene da altri linguaggi magari anche un po' più dotati come per esempio C Java in particolare, C Sharp anche. C'è cioè, diciamo, un, un, un impatto un po' particolare per il fatto che ha un approccio appunto molto diverso rispetto ai, ai linguaggi di programmazione standard canonici. Molto okay. spesso c'è un approccio funzionale, quindi il fatto di poter chiamare, di poter comporre funzioni su funzioni in maniera molto efficiente. C'è cioè, il fatto di avere vabbè, tante caratteristiche del linguaggio senza entrare molto in dettaglio che lo rendono molto differente appunto da linguaggi un po' più vecchiotti naturalmente Python dalla sua anche il fatto di essere molto più moderno rispetto ad altri linguaggi e poi effettivamente c'è anche il fatto che la facilità di utilizzo data dall'ecosistema di librerie ci permette appunto di utilizzarlo in maniera altamente efficiente molto velocemente poi è chiaro che per fare cose molto particolari starà a noi approfondire andare molto più in dettaglio sia sulla singola libreria che sul codice in generale o su concetti anche teorici però il vantaggio sicuramente che riscontrerai passando specialmente dal VBA è che per la maggior parte dei tuoi problemi esiste già la soluzione pronta. E molto spesso, davvero, importando una libreria con due o tre righe di codice, hai risolto gran parte di quello che devi fare. Poi lo potrai fare in mille altri modi sicuramente, ma il supporto che hai per svolgere velocemente questi task diventa estremamente potente perché ti permette appunto di concentrarti più sulla parte operativa rispetto a um, scrivere appunto il codice per implementare magari qualcosa di stra-standard. Stefano che ci chiede se il corso è un'estensione del DRA Science Starter Kit sì praticamente sì nel senso troverai all'interno un po' tutto quello che c'è nel Starter Kit più tante cose nuove come abbiamo visto appunto dal anzi vi rimetto la slide con appunto la parte per esempio di calcolo combinatorio tradire probabilità fondamenti di statistica che nel DRA Science Starter Kit non erano per niente toccati e poi c'è tutta una sezione finale dedicata ai principali algoritmi di machine learning senza toccare il deep learning quindi sia algoritmi supervisionati che non supervisionati che sono molto comuni in machine learning e, e di largo utilizzo anche oggi, nel senso molto attuali. C'è sempre Daniele che ci dice: Sono un economista con delle basi di statistica, potrebbe essere complesso come percorso da intraprendere. Sto approcciando adesso questi aspetti mi piacerebbe davvero approfondire. Beh, sinceramente, già con delle basi appunto di statistica e eh, avendo appunto un background in economia, penso che dovresti essere abbastanza facilitata. Sarà soltanto un po' di problemi di sintassi all'inizio per capire un po' la sintassi Python. Da questo punto di vista, come li possono diciamo, anche confermare i nostri studenti, se entri in 5 minuti e ne parli un po' con, con chiunque li trovi diciamo, a parlare, lato nostra, per esempio, tutto il supporto che può, può essere necessario per diciamo, farti scalare velocemente, insomma, da questo punto di vista tranquillissimo. Roberto che sta avendo problemi per accedere. Ora ti direi manda una mail a teamchioccioladremasters.it, eventualmente vediamo di risolvere. Detto così adesso non saprei dirti naturalmente. Sembra che non ci sono altre domande. Aspetto giusto un minutino perché c'è un po' di lag da quando trasmetto io e quando mi arrivano le domande vostre naturalmente. Ne apro appunto per ricordarvi appunto di iscrivervi. Sulla no nelle nostre community, dove troverete tantissimi appassionati come me e come appunto altri che stanno partecipando adesso a questa live, appassionati di data science in generale, magari machine learning in particolare. È una community aperta a tutti, non c'è diciamo, per forza da comprare un corso per poterci entrare, e sicuramente può essere un ottimo punto di partenza anche per confrontarsi con altre persone. Inoltre, volevo ricordarvi di sicuramente. Eh, Iscrivervi al nostro canale YouTube se non l'avete già fatto, in modo tale da avere tutti gli aggiornamenti su eventuali nuovi eventi che andiamo puntualmente diciamo, a organizzare, ormai con cadenza, anche più spesso di mensile. Quindi, per restare sempre aggiornati, sicuramente il grosso consiglio è iscrivervi al nostro canale, entrate nella nostra community e avremo modo così di iniziare anche a frequentarci a vederci più e vederci un po' più spesso. Io vi ringrazio per uh, i complimenti, spero che vi sia piaciuto, vi sia interessato molto come, come intervento e non, non mi resta altro che augurarvi buona serata e ci vediamo alla prossima live.